Ringrazio anche oggi lo sponsor del video che è Eneba.com, un nuovo marketplace di giochi con oltre 20.000 prodotti digitali, con un interesse sempre crescente verso l'espansione della propria libreria per essere punto di riferimento per ogni tua esigenza di gioco. Eneba offre prezzi più interessanti sul mercato di qualsiasi titolo, vecchio o nuovo, come FIFA 22, e con il codice Tizza avete un ulteriore sconto sul prezzo finale. Tutte le informazioni le trovate in descrizione e ora vi lascio al resto del video. Allora ragazzi, proseguiamo allora con la carriera. È la tua occasione, Filippa Neide. Allora facciamo così: come è andata con Duke, facciamo anche con Aneide. Gli diamo la possibilità di mettersi in mostra. Facciamo quello che FIFA ci chiede, ok? Io metterei di nuovo George Berger, Gaudino va bene, Van der Laan comunque in panchina perché se lo merita. Rimettiamo Kruger e metterei stavolta El Presidente, qua a sinistra, Hübner a destra. Io giocherei allora con il Kaiserslautern, che è 15. Teniamo la difficoltà allora leggenda perché ci riteniamo all'altezza? Ci riteniamo all'altezza. E basta, non direi altro perché dobbiamo solo far partite e andare belli snelli fino al mercato di gennaio. Attenzione che hanno Götze, loro. Occhio a Götze, gioca partite. Credo che sarà una partita molto combattuta perché vedo tantissimi contrasti da una parte e dall'altra. Occhio, è scappato. Il presidente. Il tiro! Miracolo di Nonen. E questo è un autentico miracolo del nostro portiere. Edwards. Proverà il cross. Edwards. Ehi, ehi, ehi! E vabbè, capito la palla, però qua mi sembra palla e gamba. Un po' ruvido come contrasto. Bravo, Anheide. Però non ha lo strappo offensivo di Calogero. Bello. Berger. Berger. Berger, miracolo del portiere! Vabbè. Ah, in onore ancora! Gaudino. Aneide. Giorgio ci ha provato così al volo. E qua segnano. 1-0, meritatissimo. Ci sta tutto, 1-0 per gli avversari. Caudino ha provato subito. Il tiro 2-0. È così, ragazzi, sta difficoltà. Via, forte, veloce, veloce. No, no, non, so già che non ce la faccio e quindi mi prendo male. Basta, 3-0 secco. No, devastati, devastati. Completamente devastati. Miracolo del portiere su Giorgio. Berger. Prova il tiro, ma finisce 0-3. Va bene, dai, ci sta ogni tanto. Non si può sempre vincere. Torniamo terzi. Siamo comunque a meno uno dalla vetta. Comunque, ragazzi, vediamo se qualcuno è salito intanto. Fogel è salito molto bene. Anche Casale è salito. Rimetterei Ricci e metterei Gnonto tra le riserve. Lo so che è brutto, ma in questo momento bisogna credere in Duke, Van der Laan, Ricci, Marin. Mi sembrano tutti e tre affidabili. Per far giocare Gnonto, noi togliamo giocatori che sarebbero più preziosi, a mio parere. Preso conto di Kalulu. 69, questo l'avevamo visto la volta scorsa, molto interessante. Reso conto di Donovan Pines 70, molto buono. E poi reso conto di Mirko Pigliacelli 71. Questo potrebbe essere valido, però io volevo vedere un altro, che è Kevin Danso. Dobbiamo assolutamente vincere, ragazzi, se no ritorniamo tipo settimi. Questa è cruciale. Giochiamo stavolta con Casale, Rentalier in panchina, ma per una questione di far girare un po' tutti. Gli altri panchinari non mi stupiscono, vanno tutti bene. George deve giocare. Siamo a Berger e Gaudino. Questo è il trio ormai lì davanti. A posto, ragazzi. Gioca partita. George. Rizzuto. Io lo provo il cross per Gaudino che si infila. Spazzano, forza ragazzi, forza. Berger. Si gira ed è un gol magnifico. Berger è tornato a segnare. Veramente un pittore. Grazie all'assist di George, ma si è girato. Trovato l'incrocio dei pali col piede debole, assurdo. No, 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 stiamo attenti. Questi sono forti questi dietro. Gol, certo. Miracolo.
E poi arriva la parata di Heinonen. Il tiro fuori. Teniamo, teniamo ragazzi, come una finale di Champions. George Myron. Sì, è buono. Sì! Gol, 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 è tutto regolare. Gaudino, l'allungata Berger, è arrivato Gaudino. 2-0, sì. E andiamo, non meritavamo di andare addirittura sul 2-0. Va gestita adesso. Gli diamo una presenza in più. Uff, bravi ragazzi, mi piacerebbe tenere la porta inviolata se possibile. Fogel. Fischio finale, 0-2, questa è una bella vittoria, bravi ragazzi. Dai, 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 dai. Allora ragazzi, nonostante il cambio di difficoltà ci siamo secondi a meno 1, sempre dall'Osnabrück che non perde niente. Però quando voi siete in quella situazione in cui continuate a vincere e vi trovate sempre secondi, non dimenticatevi che ci sono poi quelli dietro che magari stanno scendendo sempre di più. Quindi è positivo rimanere lì, siamo già più 3 dalla terza. Allora, io ho qua davanti già il gioco a partita, però perché questo? Perché io mi ricordavo di non essere arrivato già qua. Perché ho fatto offline già gli allenamenti, così abbiamo più A da poter usare e non ve li faccio vedere. Per cui siamo già arrivati alla partita. Tanto volevo vedere dove siamo. Noi siamo a ottobre, abbiamo 3 partite ora, poi ne avremo 3 a novembre, 3 a dicembre e arriveremo già al mercato di gennaio. Ovviamente il mercato è quello che stiamo aspettando di più, perché la squadra ha bisogno di rinforzi e soprattutto perché questo primo anno vogliamo che scorra via in fretta per iniziare a vedere un Elblau con non solo cuore ma anche qualità, grinta e così via. Abbiamo rimesso la difficoltà a leggenda, ho fatto molta fatica i primi episodi con la difficoltà, però adesso che stiamo prendendo un po' la mano trovo che è giusto ogni partita viverla come una partita vera e quindi bisogna giocare con attenzione, con grande sofferenza. Quindi le partite saranno molto coinvolgenti, molto emozionanti, ma non posso garantire che saranno sempre vincenti, ci vorrà il sostegno della curva con tutto il dai 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 azzurro. E per cui adesso abbiamo di fronte la Braunschweiger Turn di Eintracht e noi li accogliamo a Dortmund, però all'Arena Azzurra, per questa partita di Dritte Liga. Io andrei subito a fare il gestione squadra. Tornano titolari George e Berger che stanno facendo entrambi da Dio. Andiamo in campo. George, io ti ho visto. Potrebbe essere fuori gioco, come no, ma comunque ci ha provato Berger ad arrivarci, palla fuori. Forse è in gioco. George! Tutto regolare, 1-0 al Blau. Segna sempre Myron George. Attenzione, subito! E sbaglia Müller. Krüger. Bene, palla per George. George, e qua è calcio di rigore. Mamma mia ragazzi, Myron George. Qua sembrava persa la palla, ha messo la punta del piede. Rivediamo, dribbling e poi l'ha allungata quel tanto che basta per essere buttato giù. Gol, 2-0. E segna anche Berger, che duo d'attacco che ha l'azzurra. Attenzione, traversa, spazza Casale. Adesso ovviamente c'è la risposta della squadra di Eintracht. Heinonen, Vogel, ma gli spazza la forte. Occhio. Secondo me in questi casi il tiro 2-1. E qua abbiamo proprio perso di vista la gestione della palla. Tiki taka ragazzi, tiki taka azzurra Dortmund. Sì, il tiro, gol, George, mamma mia che bel gol, bravo Berger, che non si è girato per cercare gol, ma l'ha data a Myron George, 3-1, Krüger molto forte ragazzi, ha fatto ripartire questa squadra molto bene, ha rubato palla, poi l'ha data a Hübner, Gaudino, e poi la sponda di prima di Berger per il gol, un incubo per i difensori, Myron George, guardate con che angolazione sono entrati i due palloni. Edwards qua, imperioso. E arriva il fischio finale. Andiamo a stringere la mano all'allenatore avversario, ma non c'è più tempo
per vedere altre occasioni. È finita 3-1 questa partita e rimaniamo alti in classifica, questo è l'importante. L'Osnabrück continua a vincere. Allora, adesso abbiamo il turno di coppa. Myron George è salito a 70, non salirà più di così, ma ce lo dicevano anche di Devante Cole. Allora, Berger è un po' stanco, io metterei George e Duke. Poi Ricci potrebbe partire titolare. Mettiamo Marina al posto di Hübner. Edwards non riposa mai. Farei riposare stavolta il capitano. Dentro presidente Kennedy, Reinthaler. E basta ragazzi, non abbiamo neanche fatto tempo a mettere la musica perché c'è già la partita di coppa, che però avrei piacere di giocare ragazzi. Per quanto non possiamo andare avanti di chissà quanto, però avrei piacere di giocare la coppa. Se poi siamo messi abbastanza bene possiamo proseguire simulando. Gioca partita. La palla resta a noi, forza! Giorgio si gira, il tiro, ma è fortissimo! Palo! Anheide! Il tiro, fuori Ricci! San Paoli con la palla. La squadra è molto bassa, arriva la parata di Enonen. Enonen, ragazzi, sta giocando bene. Il tiro! Qua arriva il gol. Eh sì, allo scadere del primo tempo. Gol del San Paoli che però, diciamo anche la verità, stava un po' meritando. Momento giusto. Attenzione, para Enonen ancora con una mano. Il tiro, para Enonen ancora. Riflessi da gatto. Ok ragazzi, la squadra è schiacciata. Allora andiamo con un 3-4-1-2. Edwards qua. Fuori, dentro Van der Laan. Marine Kruger va bene. Kennedy qua. Ok. Bravo Ricci. Duke. Duke. Il tiro, gol, 1-1, segna l'australiano. 1-1. Qua allo stadio del San Paoli. Attenzione. Tiro! Vabbè, allora devo andare così. Quando subisci un gol così, alzi le mani. Ora ragazzi, è coppa dentro o fuori. Quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di pareggiarla. Palla su per George. Myron. Myron, chiuso. Calcio d'angolo. Sì! No! Sulla linea! Sulla linea, Reinthaler! Veloce, veloce, veloce! Fischio finale, proprio fiscalissimi. 2-1 per il San Paoli. Fuori dalla DFB Pokal, fuori dalla Coppa. Però è così ragazzi la Coppa tedesca. È partite dentro fuori e alla fine arrivi dove puoi. Quindi nel nostro caso non potevamo pensare di durare tanti turni perché siamo ancora una delle squadre più scarse di tutto il sistema Bundesliga 1-2-3. E andiamo a vedere la classifica. In classifica in questo momento siamo in alto, in alto, in alto. Sopra di noi solo l'Osnabrück. Dietro c'è il Waldhof ma con una partita in più. E poi abbiamo lo Zwickau che è proprio la prossima avversaria. Se vinciamo andiamo a più 4 dalla terza. Quindi io questa la gioco ragazzi. Piuttosto andiamo a simulare quelle dopo se sono contro squadre all'ultimo posto. Le simuliamo lente. Quindi forza, andiamo subito ad affrontarne un'altra. Mi rendo conto che ormai sono tante partite e poche chiacchiere, ma è quello d'altronde che dobbiamo fare. Bene ragazzi, questa ragazzi è già una partita che può valere tanto, almeno per la classifica della prima metà di campionato, per l'umore, considerando l'inizio non facilissimo con qualche pareggino di troppo, vederci lì al secondo posto e poter affrontare ora lo Zwickau con l'obiettivo di andare ancora più su, insomma, è un'occasione che non vorrei buttare via. Duke, Berger, la stoppa, la mette sul destro, il tiro! Ti ho visto, bravo, bravo, va bene. Bravo. Berger su primo, gol! Gaudino! Golden! Gaudino! Ma cosa sta dicendo il telecronista? Il tiro, arriva il gol, 1-1. Stiamo continuando a subire gol al 45esimo, un inferno. Grazie Nico! Grazie Nico per il livello 1, benvenuto. Qua cosa arriva? Rosso! Rosso! Per Yannick Voigt! Abbiamo abbastanza tempo per approfittare dell'uomo in più. Duke! Il tiro, gol! 1-2! Adesso è a favore nostro il vento!
Berger, stop, tiro, gol, 1-3, Berger, Uwe Berger, e chi se no, la nostra stella, sbagliando gli avversari, vabbè sono anche in 10, occhio, Reintaler superato, gol assicurato. No, ok, è finita, 3 pari nonostante l'uomo in più, questa non me l'aspettavo ragazzi. Gnonto. No, no, cos'è sta roba? Vai, è l'ultima occasione. Ed è finita. 3 pari. Ed è una vittoria per loro questa. Resoconto. Allora, Pagano 57, Lombardi 53 con buon potenziale. Abdul Rahman, fuori da questa squadra. Arriva anche l'aggiornamento di Kunz. Allora, Elia Montanari, questo mi piace. E Giuseppe Ricci, fuori. Offerta per Baumann, che è il nostro terzo portiere. Trattiamo. Ok, 400.000. 400.000 per Tom Baumann. Hanno accettato. Arriveranno anche un po' di soldi allora quando apre il mercato. Baumann venduto, perfetto. Prossima formazione, dentro i migliori, fuori quelli che non meritano. Così funziona da noi. Va bene ragazzi, in campo all'Arena Azzurra. Questa volta non voglio scherzi, gestione squadra. Devo cambiare il capitano. Gioca Berga. George. George. Vai steso sul primo. Para Müller. Ci ho provato. Il tiro, Parainonen, calcio d'angolo. E poi arriva il gol di Boyd da calcio d'angolo. 0-1. Berger. No, ragazzi, ma che sfiga! Adesso arrivo, devo subire gol, poi arrivo. Parainonen. Il tiro, gol, 0-2. Non aspettavamo altro. Fuori! Siamo costretti a perdere. Via, dai, segnate. Segnate. Dai, tiro. Incredibile. Non so com'è possibile che hanno preso la traversa. È inevitabile, non è colpa di FIFA 21, o 22, o 23, o 24. I giochi sono fatti così, ok? I giochi sono fatti in questo modo. Samson. Sai che si è fatto male Duke. Va bene, pallone consegnato a Boyd. Terrence Boyd. Lo compro. Qua mi sa che ho fatto abbastanza allenamenti per far sì che io possa simulare veloce. Resoconto su Boyd. Ok. Non ho i soldi, mi sa. Scambio giocatori. No, però non mi sento di scambiarlo con nessuno. Un euro. Quello che vali. Merda che non sei altro. Allora, noi adesso saremo contro l'ultima, il Friburgo. Una vittoria, 6 pareggi, 8 sconfitte. Proverei a fare una simulata lenta. Se vinciamo, almeno ce ne sta un'altra e possiamo chiudere un po' di più col sorriso. Quindi, simula partita, facciano loro. 1-0, Berger. Mamma mia, ragazzi. 1-1, Vermeij. Con quella che si deve salvare, su FIFA non puoi vincere. Io, vi ricordate gli altri anni? Io le temo più queste squadre che non il Bayern Monaco. Vediamo. 2-1. Gol di Berger, assist di Gaudino. Però vedo la partita molto, molto equilibrata comunque. Berger. 3-1, George. Ok, ora si ragiona. 3-2, Flum. Mamma mia che partita, meno male che non l'ho giocata. No, faccio sempre lo stesso errore, ragazzi. Faccio i cambi un po' così per il realismo. 3-3, Kerer. Che gol ha fatto George? Da sostituto poi. C'è scritto sostituto. 4-3, ma che gol ha fatto? Ah, ecco, mi sembrava strano potesse segnare Gnonto. Ok, 4-3. Mamma mia che partita. Contro le ultime, ragazzi, sapete come bisogna fare. Non la giochiamo contro l'ultima. Simuliamo, lasciamo fare alla simulata. Incredibilmente siamo primi perché sono crollati sia l'Osnabrück che il Waldhof. Stranissima questa classifica. Ora siamo con il Monaco che è 18esimo. Anche questa sarà tosta.
Però la giochiamo, ragazzi, dai, comunque vada.